Buongiorno, un saluto a tutti. Allora, quindi dovrò rappresentare anche le esigenze delle imprese pubbliche, quindi parlo anche a nome di Brandolini, spero che sia d'accordo con le opinioni che molto spesso ci siamo scambiate. Ringrazio innanzitutto ISPRA per l'occasione che ci ha dato, il Presidente De Bernardinis che ogni anno organizza questo incontro e parte, come ha detto il nostro moderatore, dai dati obiettivi e dai dati reali. Mai come in questo momento di modifica di tutto un sistema di strutture, di mentalità, dell'esigenza di portare avanti delle riforme in tempi, come ha detto anche il Presidente Realacci, strettissimi, è necessario partire da un dato reale, da un dato di verità e i numeri sono incontrovertibili. Dai numeri si passa poi a quello che è veramente la fotografia della situazione attuale della gestione dei rifiuti in Italia. Un altro dato molto importante, e quindi ringrazio anche ISPRA per questo, che è stato veramente, dato che ovviamente questo rapporto non è stato presentato, fatto oggi, che addirittura ha anticipato delle evidenze, delle necessità che solo la comunicazione della Commissione europea sulla Circular Economy del 2 luglio ha rappresentato, cioè non più vedere il ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti, che ovviamente la Commissione di comunicazione individua sempre che è un elemento fondamentale dello sviluppo sostenibile, ma lo integra a questo punto a livello di una filiera economica e industriale ben più ampia. Per passare quindi a questa economia circolare occorre cambiare completamente l'insieme della catena di valori, dalla progettazione dei prodotti ai modelli di mercato e di impresa, da metodi di trasformazione e valorizzazione dei rifiuti, e quindi questo implica un vero cambiamento sistemico, che vede da un lato un'innovazione tecnologica forte, ma dall'altro un cambio di passo e di mentalità su tutte le tecnologie, sull'organizzazione, sui cittadini, la società, sul finanziamento delle politiche. Quindi ben venga, questa è la comunicazione della Commissione europea del 2 luglio, ci stanno lavorando l'ISPRA credo dall'anno scorso e oltre ai dati sui rifiuti della raccolta dei rifiuti urbani invece si è ampliato su tutti i dati ambientali e si è fatta una disamina di tutti i processi dall'acqua, dall'aria, da tutto quello, dall'utilizzo del suolo. Quindi in effetti quando si parla sempre di Europa, l'Italia in questo caso attraverso l'ISPRA e attraverso tutti coloro che hanno contribuito a questo lavoro importante sono arrivati anche in anticipo. La questione crescente della gestione dei rifiuti pone il fatto che gli obiettivi che l'Europa ci ha posto, ci pone, che noi come associazione e tutti insieme anche le associazioni ambientaliste, l'anno scorso noi abbiamo intrapreso questo progetto e tutti insieme per l'ambiente lo stiamo portando avanti e infatti con Legambiente per esempio già dalla sua costituzione abbiamo attivato tutte le imprese per la raccolta dei rifiuti differenziato ed altro, pone però l'accento sul fatto che dobbiamo in Europa, e mi è piaciuta molto l'osservazione della dottoressa Bucella, che diceva che dobbiamo vedere l'Europa come un alleato. Fino ad oggi l'abbiamo visto come un alleato anche ideologicamente, la direttiva del recepimento sui rifiuti è l'unica che è stata recepita nei tempi giusti, ma nello stesso tempo tutti gli enunciati che ho detto prima della comunicazione europea devono comunque aver ben presente che l'Europa deve assolutamente cercare di ridurre il gap esistenziale con i provvedimenti normativi e con la mentalità dei paesi industrializzati. Solo se l'Europa saprà far valere all'esterno tutto quello che vuole fare in campo ambientale, che anche per il risparmio energetico è leader a livello mondiale, solo attraverso questo cambio di passo noi potremo fare un'attenzione valutazione dei costi e dei benefici e imprimere veramente una svolta epocale, altrimenti avremo solo l'effetto di rimanere a volte indietro e non passare dagli enunciati poi ai veri e propri fatti. Quindi ben venga questa alleanza con l'Europa, ma ben venga che l'Europa sappia esprimere con voce importante anche la tutela dell'ambiente e tutto il mondo. In Italia sussistono quindi
Per quanto riguarda i progressi, io dico che noi possiamo fare e che le imprese suggeriscono un sistema molto rigido per fare questo salto di qualità e di livello che l'Europa ci chiede. C'è una mancanza di coordinamento tra gli attori politici, i rappresentanti della cosa pubblica, tra gli imprenditori privati e pubblici. Un fenomeno che deve essere corretto. Quando ci troviamo qui ai tavoli abbiamo sempre, pur da visioni differenti, gli stessi obiettivi. Quando si esce da questi tavoli le norme poi non vengono espresse, i collegati ambientali li aspettiamo da tempo. Ricordo che questa ipertrofia legislativa, per esempio del decreto legislativo 152, è da 9 anni che vediamo una produzione di decreti attuativi o non decreti attuativi, norme a latere, che creano una confusione, una frammentazione che ovviamente penalizza moltissimo le imprese, penalizza i rapporti tra le imprese e lo Stato e le imprese e la normativa. E io vorrei fare un'osservazione di quello che è la fotografia italiana, che ben si attaglia poi alla nostra situazione. La Commissione bicamerale per la semplificazione, nell'ambito di un documento prodotto a fine marzo, ha proprio detto che la percezione ormai unanime del Paese è che si sia avviluppato in una serie di lacci e lacciuoli rappresentati da leggi nazionali, leggi normative europee, spesso accolte in ritardo, e provvedimenti amministrativi di vario titolo, quasi rappresentando l'Italia come il gigante di Gulliver. Allora bisogna, per invertire la rotta, proprio fare un'azione di coraggio, ridurre la potestà legislativa in determinate materie. Se i rubinetti dell'acqua sono tutti aperti, dice proprio, questa è la comunicazione, il documento dell'indagine della Commissione bicamerale, è difficile vedere quali sono gli sprechi. Se poi ogni rubinetto può essere aperto o chiuso, l'uno indipendentemente dall'altro, allora questo monitoraggio e questa mappatura sarà di per sé impossibile. E quindi proprio il moltiplicarsi di questi interpretatori legislativi crea proprio quelli che sono gli ostacoli per noi, anche nell'ambito dei rifiuti, dei tre pilastri fondamentali per lo sviluppo del Paese: certezza del diritto, certezza dei procedimenti autorizzativi, certezza della norma anche fiscale. Se noi, che qui sono quasi tutti a conoscenza delle nostre problematiche, di quello che vediamo, ognuno di questi rappresenta tutto un mondo che avremo necessità e bisogno di fare per ognuno un convegno a parte. Per quanto riguarda invece, poi, per entrare proprio nello specifico, vediamo che anche per parlare d'Europa, l'Europa ha degli ottimi enunciati, però andiamo anche a vedere dei risultati operativi. Noi sappiamo che stanno finanziando con fondi europei i paesi, le discariche, per quanto riguarda i paesi che sono entrati da poco dell'Est nell'Unione Europea. È giusto farlo, perché lì sono all'anno zero e bisogna quindi iniziare da qualche parte, però sicuramente non prendiamo solo l'Europa, gli enunciati buoni, vediamo anche i contenuti. A questo punto quindi l'Italia deve essere molto più presente nei tavoli europei per dettare anche le proprie condizioni. Quando la sottolineatura del dottor Greco diceva cosa servono i dati reali servono moltissimo, noi li valutiamo in questa maniera, bisogna vedere in Europa come li valutano. Per esempio, quello che è i residui di lavorazione, per esempio nelle discariche, poi fanno i quantitativi, quanto va in discarica in Italia e nell'Unione Europea. In Germania, che hanno un tasso bassissimo di residui nelle discariche, sappiamo che addirittura gli inerti delle termovalorizzazioni sono utilizzati per i sottofondi stradali, cosa che da noi è assolutamente vietata, non me ne voglia la dottoressa Laraia, perché abbiamo parlato varie volte anche di questo. Quindi questo è molto importante, cioè valutare veramente e quelli che sono i contenuti nostri e quelli che sono i loro contenuti. Vorrei dire innanzitutto, quanto tempo? Poco tempo, solo 5 minuti, che quindi a questo punto dai dati reali bisogna partire a delle considerazioni più realistiche. Abbiamo visto per esempio che i dati della termovalorizzazione sono estremamente bassi rispetto ai paesi europei. Sono contenta molto di un'invertenza di rotta anche dal presidente Realacci, che e da tutto anche il mondo ambientalista, che non guardiamo solo all'Europa e agli ottimi risultati, vediamo ai nostri ottimi risultati.
risultati. Le regioni che sono più virtuose hanno un'impiantistica, impianti di recupero, hanno raccolte differenziate altissime, hanno anche delle discariche, sono poi state quelle discariche che hanno aiutato adesso Roma e la regione Lazio a non entrare in emergenza chiudendo la discarica nostra. Quindi anche sull'obiettivo discarica zero è necessario fare una corretta comunicazione, questo è molto importante, le associazioni ambientaliste lo fanno. Purtroppo invece attraverso il no incontrastato alle discariche si è strumentalizzato molto spesso, e molto spesso è stato anche uno strumento politico la questione dei rifiuti, e purtroppo adesso c'è una strumentalizzazione, ci sono comitati che non solo dicono no alle discariche, che ad oggi devono essere assolutamente solo discariche di servizio, ma dicono no a qualsiasi tipo di impianto, impianti di compostaggio, impianti anche di recupero vengono per i rumori, per altro, vengono osteggiati tutto questo. Quindi io richiamo anche alle associazioni ambientaliste che si possa aiutare attraverso un'informazione comune delle imprese e anche le associazioni ambientaliste per cercare di superare questo problema, perché vediamo là, e anche quest'anno lo vediamo, anche se i dati sono più incoraggianti nell'aumento della raccolta differenziata e la riduzione dello smaltimento in discarica del 42,3% si attesta quest'anno. E l'importante è che a questo punto si valuti bene che proprio le regioni dove non si sono state creati impianti alternativi alle discariche sono proprio le regioni che hanno minori percentuali di raccolta differenziata e minore possibilità di andare in emergenza, e l'emergenza è la cosa più negativa di questo paese che è capitata, e se le regioni sono arretrate sono per questo. Valuto positivamente alcuni dati, che ho visto il 51% di raccolta differenziata della Sardegna, e ci sono solo in Sardegna, lo dico con orgoglio, quasi tutto il servizio di gestione dei rifiuti è fatto da imprese private. Un altro problema importantissimo è il sistema di finanziamento, penso che ne parlerà anche l'Ecambiente, del servizio di gestione del servizio di igiene urbana. Occorre innanzitutto una tariffa puntuale, occorre che tutti i costi del servizio siano coperti da una tariffa. Abbiamo fatto moltissimo, non siamo riusciti a fare tutto quello che dobbiamo fare. Aspettiamo una circolare a fine giugno del Ministero, che ancora non è arrivata, per dare la possibilità ai comuni di fare anche delle premialità per chi raggiunge certe quantitativi di raccolta differenziata. Io credo che a questo punto è necessario anche fare delle considerazioni conclusive per dare la possibilità agli altri di intervenire. Abbiamo a questo punto anche per il nostro settore un'opportunità imperdibile, che è quello del semestre europeo italiano. A questo punto dobbiamo a tutti i livelli decisionali veramente promuovere le nostre idee e per i provvedimenti adeguati anche per l'Italia, e abbiamo anche la fortuna in questo momento di avere il più stabile governo che mai abbiamo avuto in questi anni. Dobbiamo approfittare sia per l'Italia e per portare avanti i nostri provvedimenti sull'ambiente, sia per portare dall'Italia, che è anche uno dei più stabili dei paesi europei, le nostre istanze con decisione, per diventare magari il prossimo anno, ce lo dirà il presidente Ermete Lalà, ce lo dirà il presidente di ISPRA, che veramente abbiamo raggiunto molto di più e molto meglio di molti paesi europei. Grazie. Grazie.